30 associazioni sportive, quasi 500 bambini con i loro genitori e l'entusiasmo di sportivi appassionati che hanno invaso Parco delle Rose per la giornata conclusiva di Sport in Festa, la manifestazione promossa dal Comune di Rosà dedicata all'inclusione, alla crescita dello sport locale e alla valorizzazione delle sue eccellenze. Una rassegna durata una settimana, iniziata con il ricordo a Basilio Trevisan, poi la serata suggestiva ed emozionante dedicata al Baskin per ribadire che lo sport è di tutti. Tappa d'obbligo con i bambini alle scuderie della famiglia Brotto e gran finale domenica pomeriggio. Come amministrazione siamo contenti di iniziare con il passo giusto. A settembre si inizia con entusiasmo e divertimento all'insegna dello sport e dei valori che insegna. I bambini, no, che hanno partecipato, vedere che hanno provato altre discipline sportive, verificando anche le loro capacità, per me che sono uno sportivo nato, è una situazione immensa. Sport e benessere, sport e bellezza, un messaggio che anche quest'anno ha visto IRIGEM, l'ente di formazione professionale, protagonista con le alunne di estetica e acconciatura. Una presenza che ha permesso alle ragazze di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti a scuola, ma soprattutto a tantissimi bambini di divertirsi con il trucca bimbi. Ci divertiamo, mettiamo in atto un po' quello che facciamo a scuola, nei laboratori, le ragazze così insomma si divertono con i bambini. E come sempre è un grande successo perché abbiamo sempre la fila di bambini. Abbiamo la fila anche di bambini, come si vede, che tornano a casa felici, merito delle mani delle nostre ragazze. Le premiazioni alle eccellenze sportive rosatesi hanno confermato che scuola e sport sanno andare a braccetto e che la famiglia riveste sempre un ruolo fondamentale. Investire nello sport significa investire nel futuro e i risultati, al di là delle classifiche, fanno vincere tutti, sempre.